Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in visita ai laboratori del Gran Sasso come prima tappa della sua giornata abruzzese. Apprezzamento per l'eccellenza sotto al Gran Sasso, una presenza anche per testimoniare il sostegno del governo alla ricerca di così alto livello. La mia presenza qui è anche per testimoniare un sostegno del nostro governo a tutta la filiera della ricerca, a maggior ragione se è una ricerca di questi livelli di qualità e di questi livelli di internazionalizzazione, perché diventa attrattiva di cervelli e di persone particolarmente capaci da tutto il mondo e anche molto competitiva rispetto a progetti di ricerca di altri paesi che negli ultimi anni sono arrivati dopo di noi. Il miglioramento dei collegamenti e della viabilità autostradale è uno dei temi più cari agli abruzzesi. Per la 14 il ministro annuncia nel tratto Abruzzo-Molise-Marche interventi per 60 milioni di euro e molti di manutenzione straordinaria. C'è anche poi l'interlocuzione con la regione Abruzzo per il progetto della terza corsia che Marsilio vorrebbe riprendere. Per quest'anno sono previsti 60 milioni di euro di interventi, alcuni di manutenzione ordinaria, ma la stragrande maggioranza di manutenzione straordinaria su ponti e gallerie. Ho poi avuto una richiesta dal territorio e dalla regione Abruzzo di riprendere il progetto della terza corsia, rispetto alla quale convocheremo, non appena avremo approvato tutti i progetti di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla 14, convocheremo un tavolo tecnico per fare le valutazioni. Sulla 24 e 25 la De Micheli ricorda che c'è una norma in legge di bilancio per i dovuti approfondimenti. È stata già inoltrata al concessionario una proposta e si è in attesa, ha detto il ministro, che il concessionario risponda.